Nuovo appuntamento di Manfredonia TV, in particolare di Aditus, la nostra storia. Prosegue il nostro viaggio nella riscoperta dei siti storico-archeologici di Manfredonia. Oggi parleremo di Via Maddalena, una delle strade più antiche di Manfredonia. Capiremo meglio la sua conformazione, le sue caratteristiche e lo faremo insieme in compagnia della presidente della Proloco, Rosemary Valenti, che abbiamo avuto ospite nella puntata prenatalizia. Rosemary, presidente della Proloco, ci aiuterà spesso, sarà spesso presente per capire meglio i diversi territori di Manfredonia. Tutto questo dopo la sigla. Dunque continua il nostro viaggio per i luoghi particolari di Manfredonia. Oggi parliamo della via, antica via Maddalena, e lo facciamo in compagnia di Rosemary Valenti, presidente della Proloco di Manfredonia. Buongiorno, Buonasera. buonasera. Rosemary, dunque, via Maddalena è una delle strade più antiche di Manfredonia, è così? Certamente, fra l'altro la più antica, la più caratteristica, sia per quanto riguarda la sua conformazione, sia per quanto riguarda la gente che l'abitava. Intanto voglio precisare che Via Maddalena prende il nome Maddalena dalla Cappella della Maddalena, che di fatto era un'abside che appartiene a tuttora alla chiesa di San Domenico di fianco al Palazzo Municipale. Oggi questa cappella è avulsa dalla chiesa per poterla visitare e bisogna entrare direttamente nel comune, non più in chiesa come avveniva fino a un po' di anni fa. E quindi questa cappella dedicata, detta appunto della Maddalena, ha dato il nome a questa strada, questa ruga lunghissima che inizia proprio subito dopo la Piazza del Popolo e finisce quasi di fronte alla Capitaneria di Porto, quindi lunghissima. E come strada, Perché una delle strade più antiche di perché Manfredonia? lì è una delle prime costruite, tant'è vero che un po' di anni fa, in alcuni rifacimenti di alcune case, soprattutto dei bassi, e in uno di questi è stata trovata una pietra con incisa un anno, 1256. La cosa ci ha reso oltremodo felici perché probabilmente è una delle date che interessa la costruzione della città, quindi potrebbe essere la testimonianza, la prova provata che Manfredonia ha cominciato a costruire nel 1256. E quindi questo ci ha dato un po' di conforto. Questo avvalora l'ipotesi appunto che è una delle strade più antiche, anche perché come è conformata, è proprio di fronte al mare, perciò una necessità impellente di avere le abitazioni di fronte al mare, che era una delle principali attività di Manfredonia, che è appunto la pesca, Certamente. oltre che poi nell'antico, dislocandosi poi in alcuni vicoli e in alcuni anfratti così della strada, c'erano anche delle fabbriche. Nell'antico, per esempio, c'era una fabbrica di biscotti all'interno proprio di questa via Maddalena, c'era una macelleria, quindi c'erano Quindi diverse anche una delle strade attività principali principali, della città sicuramente, più sicuramente, vive. molto vive, anche dal punto di vista proprio umano della gente che vi abitava. Dunque, Rosemary, proprio a proposito della gente che vi abitava, tenendo presente Via Maddalena, quindi la parte diciamo a sinistra, quella verso il Sì. mare, lo dico così per capirci bene, la parte diciamo a sinistra era più deputata alla vita dei pescatori, quella a destra magari a quella della gente più nobile, è così? Più che nobile, no, erano soltanto i grandi possidenti terrieri, perché per lo più comunque Via Maddalena è fatta di bassi, palazzi, palazzetti, ma anche bassi, tutti abitati fino a un po' di anni fa. E allora diciamo che principalmente l'abitavano i pescatori, anche perché era molto più facile per loro svolgere le loro attività, perché, ecco, devo dire la verità, io ho abitato un periodo in Via Maddalena e mi sono rimasti impressi molti ricordi legati a questa vita appunto della gente che l'abitava, perciò ho dei ricordi proprio netti,
che mi sono rimasti nel cuore anche, perché è chiaro, sono attività che ormai sono scomparse. E allora diciamo che sono la mia memoria storica di quella strada che ho adorato, e devo dire che abitarci è, come dire, è vivere un'umanità, era vivere un'umanità diversa, completamente diversa, è chiaro, con dei valori, con delle abitudini che ormai si sono perse, anche perché la maggior parte degli anziani ovviamente non ci sono più, ci sono i figli che sono andati via, sono scappati da via Maddalena, anche perché in questi bassi, in quegli anni che io ricordo, abitavano tantissime persone, cioè padre e madre con tanti figli, quindi ovviamente addirittura delle volte proprio a mancanza d'aria, soprattutto d'estate, quando le estati di Manfredonia erano sempre roventi. E dunque i figli sono scappati da queste abitazioni, ovviamente hanno studiato, devo dire lodevolmente, molti si sono realizzati diversamente nella vita, abbandonando quasi tutti l'attività dei propri genitori, del proprio genitore, quindi la pesca. Pur se poi ci sono ancora alcuni che hanno mantenuto la loro tradizione, ma diciamo la maggior parte ormai dei figli sono medici, sono avvocati. Il che è lodevolissimo, perché questi Certo. genitori hanno lavorato, faticato tanto proprio per dare una possibilità ai figli che non facciano, che non abbiano fatto questa vita faticosa che hanno fatto loro sul mare. Prima era così. Certo. Quindi una strada storica, diciamo, dove c'era un forte tessuto sociale, si Sì. viveva molto la socialità in quella strada. Molto, anche troppo delle volte, devo dire, perché io in vari periodi era talmente comunitaria questa vita che era anche fonte di molti litigi, perché, come dire, per delle sciocchezze, per delle cose proprio sciocche, stupide, si arrivava al litigio. Ma la cosa caratteristica era che la mattina litigavano le donne di casa, magari con la dirimpettaia o con la vicina. Il pomeriggio, quando rientravano gli uomini dal mare, voi il marito, voi i figli, voi i fratelli, ricominciava il litigio e andava a finire delle volte proprio a scene da western, devo dire la verità. Molte volte mi sono anche spaventata, ero ragazzina, quindi queste cose erano un attimino scioccanti per i tempi, insomma. Però direi una vita anche in famiglia, questo stare a strettissimo contatto di gomito in queste stanze, in quest'unica stanza, forse era il vero senso della famiglia, che oggi è chiaro, ognuno ha la sua stanza, ognuno ha la sua cosa, forse un po' si è perso. Via Maddalena è anche una strada, l'unica, una delle poche, forse l'unica, che mantiene palazzi antichi. Sì. Ci sono pochissime costruzioni recenti. Sì. Antichi, certo, lo tengo a sottolineare, l'abbiamo detto anche in altre occasioni, lo diremo spesso, sempre dopo il 1620, dopo il famoso sacco di Sacco. turchi, che ha visto la città messa a ferro e A ferro fuoco, e quindi un fuoco, po' distrutta, tutto si è sicuramente. ricostruito. Però quindi l'antichità a partire dal 1600, diciamo così, in poi. E soprattutto però nel 1800, quando le condizioni economiche, soprattutto per esempio degli agricoltori, sono migliorate, e allora diciamo che una parte di questi palazzi dell'Ottocento, dei quali è costellata via Maddalena, a guardarla bene ci sono dei begli esempi di palazzotti dell'Ottocento, inizio, metà Ottocento, fine Ottocento. E quando le condizioni economiche appunto degli agricoltori, di questi grossi, come dicevo prima, proprietari terrieri, si sono permessi la proprietà di queste case. Ce n'è una sintomatica per tutte, ed è questa casa, questo palazzo, subito dopo Piazza del Popolo, quando si imbocca via Maddalena sulla destra, con all'interno, guardando in alto sul soffitto, c'è uno stemma nobiliare magnifico, conservatosi nel tempo, intatto. Quindi partendo da Piazza del Da Popolo, il Piazza del primo Popolo, palazzo il primo antico che si palazzo trova a sulla destra, destra, esatto. dopo il primo isolato, diciamo. Traversa via Campanile, subito la prima sulla Quindi destra, subito subito, dopo via subito dopo. Campanile, il primo a E destra. così andando avanti, poi sulla sinistra ce n'è un altro, ancora dopo questo palazzo dove abitava poi fra l'altro una mia amica, quindi lo conosco molto bene, ce n'è ancora un altro molto alto, a 3 piani addirittura senza ascensore. La maggior parte di questi palazzi con la corte interna. Il che vuol dire, Che significa, esatto? questa corte interna intanto è una concezione araba dell'abitazione, e poi perché si svolgeva una vita comunitaria dove al di fuori non si vedeva niente, si svolgeva tutto all'interno, e quindi tu dal di fuori non assistevi a questo tipo di vita. Tant'è che Manfredonia, non soltanto in via Maddalena, ma anche in altri scorci, soprattutto del centro storico, è piena di questi cortili, tutti interni, dove si svolgeva questa vita interna e al di fuori non traspariva Tipico nulla. delle abitazioni arabe. Arabe, Del una mondo concezione orientale. praticamente orientale di queste case.
Quindi ancora continuando si attraversa ancora un'altra traversa che sfocia, la sinistra si va in via Arco del Boccoliggio, che è la cosa di un... Ha un fascino particolare. E io mi ricordo, intanto, appena si entrava c'era una casetta piccolina, così c'era un signore che vendeva il carbone, si scendevano le scale, quindi queste case erano proprio sotto il livello pavimentale, il livello stradale. Poi tu continuavi il giro, allora vedevi sempre le reti, ancora ce n'è qualcuno che fa le reti, cuce le reti all'interno di queste abitazioni, ma prima era tutto pieno ed era proprio un mondo a parte, e poi c'era questo sfogo verso il mare, ovviamente, perché era a stretto contatto con l'attività principale. Uscendo da via, dall'Arco Boccoliggio, sempre continuando via Maddalena, ancora un altro palazzo, sulla sinistra, non possiamo dimenticare, subito dopo l'isolato che comprende Arco del Boccoliggio, Largo Teatro Vecchio. Cioè, quello del Teatro Vecchio. Che è una cosa... E che significa questo? Significa che probabilmente, siccome questo teatro, di cui è rimasta la struttura, ormai trasformato in civile abitazione, probabilmente è un teatro che risale al Settecento, prima metà del Settecento. Probabilmente c'era un'intensa vita culturale nella città, non dobbiamo dimenticarlo, e quindi probabilmente la presenza di un teatro in una via Maddalena vuol dire che la gente era interessata anche all'aspetto culturale, malgrado la semplicità della gente che vi abitava, ed è rimasta ancora il ricordo, si chiama adesso Largo Teatro Vecchio, dove fra l'altro esiste ancora quasi una delle ultime fontane pubbliche. Certo, sono rimaste che ormai sono... E quindi al di là delle strutture che non esistono più del teatro, però almeno il nome qualcuno ha riconosciuto, l'amministrazione certo, di ricordare che proprio lì era il cullo, la culla della cultura. Della cultura. Mi stavo confondendo con i due termini, comunque la culla della cultura. Della cultura. Continuando ancora sullo stesso, isolato, sulla sinistra ancora un altro palazzo, sempre della fine dell'Ottocento. Questo era caratteristico perché all'interno c'erano delle stalle dove un carrozziere aveva la carrozza con i cavalli, perciò quando doveva uscire andava lì, prendeva la carrozza e i cavalli, perché accompagnavano i signori che andavano al mare, le persone che non potevano camminare, gli anziani che potevano permettersi ovviamente andavano al mare con la carrozza, un'usanza bellissima. Ormai ovviamente è scomparsa, certo. Adesso poi è diventato quasi un garage. Siamo arrivati quindi all'altezza del Largo Teatro Vecchio. Oltre. In quel punto lì, insomma, dove c'era l'Associazione Nazionale dei Carabinieri. Torniamo un po' indietro, sì. A quel palazzo antico, sì. Quindi che si trova sulla destra, abbiamo detto subito dopo via Campanile. Sì. Quel palazzo, voglio sottolinearlo, la conformazione di quell'isolato mantiene ancora la misurazione antica romana, quindi chiamata proprio Iugerum. Lo Iugerum erano praticamente due unioni di actus, erano due quadrati l'actus, esatto. Quindi che formavano nella parte lunga, se sono due quadrati, quindi la parte certo. lunga è quella del rettangolo, formavano lo Iugerum. Sì. Era una misurazione che veniva data proprio per i proprietari terrieri in maniera tale da non creare discriminazione, che tutti potessero avere la stessa misura. Ecco, di terreno, di proprietà. Fra l'altro questo palazzo proprio si affaccia anche sul corso all'interno, ovviamente. Qual era la cosa? Che dovevi avere comunque l'affaccio sul corso principale, dove si nascondevano le donne di una volta dietro il balcone, vedevano la gente passeggiare, o se passava l'innamorato, la persona che interessava o altro, insomma. Direi che era una vita semplice ma allo stesso tempo romantica, anche se vogliamo, dare uno sguardo completamente diverso. Quindi continua la passeggiata. Io direi di fermarci un attimino, perfetto. E la continuiamo subito dopo, proprio fisicamente. Va bene. E ci rivediamo subito dopo la pubblicità.